forse è stata la prima squadra dopo il Varese a giocare con questo atteggiamento, e è stata davvero una partita molto difficile e combattuta. Sì, sì, noi avevamo già visto una partita di Coppa Italia che loro venivano uomo contro uomo, infatti avevamo preparato la partita con il nostro trequartista Spina, che nel primo tempo l'abbiamo trovato diverse volte, magari non sfruttando poi, diciamo, l'ultimo passaggio o la rifinitura, invece nel secondo tempo è andata molto meglio, infatti abbiamo largamente vinto la partita con merito. Senti, mi sembra quasi sempre Novara abbia vinto la partita nel secondo tempo, cioè i primi tempi sono finiti, credo, forse tutti in parità, se non vado errato. Cosa succede? Perché le altre squadre magari abbassano un attimo l'intensità e viene fuori un po' di più la qualità? No, magari forse anche un aspetto mentale dove dobbiamo acquisire e fare l'ultimo step proprio per far sì che chiudiamo le partite nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo ci sono sempre squadre che possono avere anche dei cambi e quindi ci possono mettere in difficoltà, però stiamo facendo un percorso graduale, importante, e siamo molto contenti di questo avvio di campionato. Un paio di assenze importanti in difesa, come vi siete trovati, anche se non era la prima volta che giocavate voi tre? No, sì, ma questa è una squadra costruita con tutti i giocatori importanti, quindi sono tutti dei titolari, chi gioca si fa trovare sempre pronto, quindi le assenze ci sono, però noi siamo il Novara e dobbiamo dimostrare che tutti siamo importanti per questa.